Il primo raggio di sole illumina la lava della Scogliera Nera, nel tratto di costa siciliana che va da Catania a Riposto. Una striscia di nero basalto che contrasta con l'azzurro del mare che da millenni l'ha generata, forgiata, levigata, striata di mille colori. Lava onnipresente che da secoli ha condizionato la storia, la civiltà e la cultura delle popolazioni di questi luoghi. Da sempre l'uomo di questa terra convive, muto e tenace, con l'antichissima Muraglia Nera. Una scogliera lavica che nei punti più alti veniva sfruttata da Normanni e Saraceni per costruire le tipiche garritte, torri di avvistamento da cui si gode il panorama sulla costa lavica e sul mare. Costa che ha visto l'approdo di diversi popoli, sin dai tempi dei Fenici, spesso dopo cruente battaglie. Le garritte sono disseminate lungo tutta la costa, torri come quelle di Santa Tecla o di Catania, per la cui costruzione veniva spesso usata la pietra lavica. Alti dirupi, nei quali si aprono numerose cavità, si alternano a declivi più dolci che proseguono nelle profondità marine, generando riflessi cristallini che esaltano il grigio del basalto. La scogliera si presenta come una recinzione lavica naturale che allo stesso tempo ha sempre difeso e ostacolato l'uomo nella sua lotta per la sopravvivenza. La storia di questa zona si identifica con quella dell'Etna, il vulcano attivo più grande d'Europa, a montagna per i catanesi, visibile da ogni parte della Sicilia. Era conosciuta dagli antichi come la fucina di Efesto al lavoro o come la colonna del cielo, una montagna di fuoco sotto la quale abitava il nemico degli dei, Tifone, dalle 100 teste, incatenato ai suoi fianchi che, contorcendosi, provocava eruzioni e terremoti. L'Etna deve il nome ad una mitologica ninfa siciliana che intervenne come mediatrice nella contesa tra Efesto e Demetra che si disputavano il possesso della Sicilia. Un vulcano che l'uomo di queste zone ha temuto, rispettato, venerato, assistendo nei secoli alle sue eruzioni con una sorta di rassegnazione. La potenza della natura ha temprato il carattere di questa gente, dando loro la forza di seminare e di ricostruire sulle colate solidificate, sulla sciara. Il fiume di lava illumina la notte. Il magma dell'Etna è così fluido che i gas prodotti si liberano senza causare forti esplosioni. Ma le colate che fuoriescono dai crateri ad una velocità di 15 km l'ora possono coprire notevoli distanze. Ancora una volta, l'uomo osserva e ascolta con trepidazione gli umori da montagna. Visitando il vulcano, lo scrittore Edmondo De Amicis lo definì un paradiso terrestre interrotto qua e là da zone d'inferno. A questo proposito ha scritto Wendy Hennessy, guida inglese di nascita e catanese nel cuore: l'Etna non uccide mai perché dà il preavviso. La lava poi di solito si muove lentamente. Nel verde della vegetazione, alle quote più basse, nere lingue di lava ormai fredde segnano le pendici del vulcano. Ma tra tutte le eruzioni degli ultimi secoli, quella del 1669 fu la più terribile. Le sue colate distrussero ben 9 villaggi e raggiunsero Catania ricoprendola quasi interamente. Le lave penetrarono in mare per circa 1,5 km, con un fronte largo 2 km. Anche l'Odeon, probabilmente di epoca romana, fu parzialmente ricoperto dall'eruzione del 1669. Il teatro risale al secondo secolo d.C. Vanta una struttura in pietra lavica rivestita di marmo e mista ad altri materiali. Nel periodo romano,
Le eruzioni dell'Etna, secondo una credenza diffusa, vennero collegate ad eventi funesti che assunsero carattere divinatorio, come quella del 44 a.C., che fu interpretata come presagio della morte di Giulio Cesare. Ovunque a Catania impera la lava, che da secoli l'ha ricoperta per poi contribuire a ricostruirla. L'imponente Castello Ursino rimane uno dei più intatti esempi di sfruttamento, in epoche lontane, della pietra lavica come materiale da costruzione. Edificato nel 1240 da Federico II di Svevia, originariamente sul mare, con l'eruzione del 1669 fu circondato e superato dalla lava, tanto da rimanere distante dalla costa per circa un chilometro. Pure di nera lava è Uliotru, un elefantino su cui si erge un obelisco egizio, simbolo di Catania. Il legame della città con il vulcano si ritrova negli imponenti edifici in pietra lavica caratterizzati da un sontuoso barocco settecentesco, da una grande omogeneità stilistica e delimitati da vie rettilinee. La pietra lavica si armonizza nel contesto naturale anche con le strade in basolato lavico, nome che deriva dalla forma contorta che ha assunto la lava. Le vestigia dello splendore dell'antichità a Catania sono spesso poste a un livello molto più basso dell'attuale, quale testimonianza del succedersi delle varie colate laviche nel corso dei secoli. Come nel caso dell'anfiteatro romano, secondo all'epoca per grandezza dopo il Colosseo. L'attività dell'Etna è cominciata 600.000 anni fa, quando l'area che attualmente occupa era un vasto golfo marino. Le lave sottomarine deposte sul fondo del mare ne sono i più antichi prodotti. Il rapido raffreddamento della lava a contatto con l'acqua provoca la formazione di una crosta rigida vetrosa, generando una breccia di frammenti vetrosi, un ammasso di corpi sferoidali, residui di flussi lavici di varie forme soggetti alle abrasioni marine. L'Etna è un vulcano che nasce dal mare e i cui prodotti tenderanno sempre a ritornare al mare. Su una rupe prospiciente il mare e di straordinario interesse geologico si ergono per oltre i 45 metri i ruderi del castello di Aci Castello. La rocca di Aci Castello è un'importante testimonianza dell'attività vulcanica come si è sviluppata sin dagli inizi, dagli albori dell'attività eruttiva etnea. E questa prima attività si è manifestata sul fondo del mare. Cioè erano qui intorno soltanto pochissime le terre emerse e le eruzioni si sviluppavano sul fondo di un mare che era un mare di 500.000 anni fa. Sul fondo di questo mare si formavano delle lave che hanno particolare configurazione proprio per l'ambiente in cui si sono sviluppati. Sono lave cosiddette a cuscino che sono tipiche di manifestazioni subacquee. E un'ulteriore testimonianza del fatto che queste manifestazioni si sviluppassero sul fondo del mare è rappresentata dalla presenza di fango, di piccole cavità riempite di fango tra queste masse globulari, queste lave a cuscino. Sono i fanghi del fondo marino che venivano intrappolati, ma assieme alle lave a cuscino si formavano anche questi prodotti brunastri che erano semplicemente l'accumulo di materiali sgretolati dall'azione dell'acqua contro la massa ancora incandescente e fusa. Ma queste lave che sono nate in un ambiente submarino, successivamente sono state sollevate da movimenti tettonici, sconvolgimenti della crosta, lungo faglie, lungo fratture che hanno portato ad emergere queste lave submarine sulle quali si sono riversate nuove lave, questa volta in ambiente subaereo. Questo diverso aspetto delle lave
globulari submarine e compatte subaeree, è un sintomo che l'Etna, o meglio il basamento dell'Etna, ha cominciato a sollevarsi, e quindi la prosecuzione dell'attività eruttiva avviene in un ambiente che non è più quello submarino, ma è un ambiente ormai esposto all'atmosfera. Durante la fase iniziale di attività subacquea, le lave si sono frammiste e talvolta intercalate a sedimenti del fondo marino, a fanghi del fondo marino, ad argille, che per esempio si mostrano molto chiaramente nelle scoglie dei faraglioni, vicino qui al castello di Acicastello, dove appunto si vede questa sovrapposizione di terreni sedimentari, di argille dei fondali, sulle lave, ma questa sovrapposizione è qualcosa che conferma che le prime manifestazioni sono avvenute sott'acqua nell'area etnea, le prime manifestazioni eruttive, e sono poi le uniche che hanno rappresentato l'insorgere dell'attività, e il 90-98% dell'attività successiva si è verificata in ambiente subaereo. Le colate cominciano a scorrere, spesso raggiungono il mare, e l'attività tende a concentrarsi nell'entroterra, abbandonando la linea di costa e raggiungendola solo in occasioni di eruzioni particolarmente violente, come quella del 1669, che ha raggiunto la costa in corrispondenza della città di Catania, come quella molto più recente del 1928 di Mascali, che ha quasi raggiunto la costa e si è fermata soltanto a poche centinaia di metri. Il castello, edificato in epoca bizantina, fu dimora di re, regine, vescovi e condottieri. La fortezza, che forse in epoca romana fu sede di fortificazioni militari, nei secoli fu più volte distrutta e ricostruita. Ancora oggi conserva la struttura realizzata dai Normanni dopo l'ennesima distruzione. Da Catania a Riposto, il paesaggio nero della scogliera si susegue per poco più di 30 chilometri tra coste alte e dirupate, interrotto da caratteristici porticcioli, da coloratissimi paesini, da spiagge aperte e solitarie circondate dal verde di folti agrumeti. Un tratto di costa tra rocce, scogli, grotte marine e incantevoli insenature. I deliziosi paesetti arroccati sulla scogliera nera sono, nella zona di Aci Reale, dominati dalla timpa, grandioso gradone lavico rivestito di lussureggiante vegetazione che costituisce un'area protetta. Alla fine della scogliera verde e nera, a picco sul mare, rocce di tutte le forme sembrano uscite dalle mani di uno scultore divino. Santa Maria la Scala è forse il paese della scogliera nera che più di tutti conserva uno stile fedele al passato. Le casette multicolori costituiscono un grande contrasto con il nero e verde dominanti nella zona. Tutto di questa civiltà è legato al mare.
Resistono ancora gli artigiani che si tramandano dall'epoca fenicia l'arte di costruire le barche di colori smaglianti in legno che durante il giorno riposano nei porti della scogliera, pronte a salpare di notte. Le costruzioni più antiche della scogliera a volte sembrano naturalmente emerse dalla lava, ulteriore testimonianza della dipendenza di questa civiltà dagli umori del vulcano. Una costa dalle mille insenature che ad ogni passo evocano leggende. Bellissima è la leggenda di Aci, dio del fiume con questo nome. Prima di essere un fiume, Aci aveva amato la ninfa Galatea, amata senza speranza anche dal ciclope Polifemo. Questi, violento e geloso, aveva cercato di eliminare il rivale che, per sfuggirgli, si trasformò in fiume. La cittadina di Acireale sorge sull'orlo di una terrazza lavica che incombe ripida sul mare. Rappresenta uno dei più cospicui esempi del barocco siciliano ed è famosa per le sue antichissime terme di Santa Venera al Pozzo. Non lontano dal moderno stabilimento c'è il complesso archeologico delle antiche terme che furono assai frequentate in epoca romana. La leggenda testimonia che nel Medioevo la Vergine Venera, la santa che dalla fine del Seicento fu assunta a tutrice di Acireale, prestò la sua opera di apostolato presso le terme. Dopo il martirio, il suo capo fu gettato nella sorgente, ovvero nel pozzo, conferendo all'acqua proprietà miracolose. Così il luogo divenne meta di pellegrinaggi per venerare le acque che la credenza popolare riteneva fossero generate dal sangue di Santa Venera. Acireale deve probabilmente la sua nascita alla presenza dei pirati che costrinsero gli abitanti della costa, nella metà del XIV secolo, a rifugiarsi all'interno, sul pianoro lavico che domina la cosiddetta Riviera dei Limoni. Il nome Acireale fu attribuito alla città nel 1642 da Filippo II, che la soggettò al suo dominio reale. La città vanta un luminoso campionario di magnificenze barocche, generate in seguito a un devastante terremoto del 1693 che rase al suolo 25 città grandi e piccole della Sicilia orientale. La facciata della chiesa di San Sebastiano è forse il più scenografico esempio dell'esplosione del barocco ad Acireale.